E siamo qua. Ciao a tutti. Come va? Spero tutto bene. Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, godi popolo, benvenuti ad un'altra puntata di Cucina con Nunzio 91. In questa puntata cucinerò le tagliatelle con pancetta e prosciutto cotto, il tutto condito con un buon sughetto di funghi, panna e spezie. Ovviamente, mentre soffriggevo i funghi, ho commesso lo stupido errore di riscaldare troppo l'olio e ha iniziato a schizzare, ma ho coperto la padella con un coperchio ed il problema è stato risolto. Inoltre, durante il video, ho spiegato come poter applicare delle varianti a questa ricetta, giusto per dare qualche consiglio in più. Ma adesso basta chiacchierare e passiamo ai fornelli. Buona visione! Ragazzi, bentornati o ben ritrovati da Nunzio 91. Oggi faremo le tagliatelle ai funghi e la pancetta, solo che diversamente la ricetta normale, noi la pancetta la faremo, noi i funghi li frulleremo. Intanto mettiamo lo strutto, mettiamo le sfreghe. Dobbiamo far sciogliere la foglia. Intanto ci mettiamo anche l'aglio. Lasciamo sciogliere lo strutto. Al posto invece del burro mettiamo lo strutto. E ci mettiamo i nostri bellissimi funghi sgelati. Help. Vabbè, non ti preoccupare. L'acqua, non ti pareva. La padella, la coperchia era bagnata, non ti preoccupare. Non può, uso. Dai, poi il coperchio. Vabbè, tanto la vabbè, non importa. I coperchi stanno qua? No, no. Posso mettere qua? No, vabbè. A basso di qua abbiamo un momento, se vuoi troppo. Penso sia abbastanza bassa. Ah. È massimo. Va bene, allora noi faremo così, abbiamo messo i funghi a friggere, ci vorranno 8 minuti? Sì, circa. 8 minuti, facciamo 9, va, giusto per insaporire. Va bene, questo era il tentativo dello strutto. È stata una cazzata. Beh, intanto inizio a presentarvi la resta delle cose. Queste sono le spezie, un misto di spezie, vino rosso da insaporire, panna che possiamo sostituire con lo strutto, pancetta e prosciutto. Questi li friggeremo dopo i funghi. I funghi noi li metteremo nel frullatore con vino, panna e spezie per ottenere la salsa che poi utilizzeremo per mantecare alla fine. E intanto poi nel frattempo che frulleremo riaccenderemo l'acqua, la mettiamo a bollire, mettiamo la pasta per il tempo che ci vorrà per le tagliatelle, le caleremo al dente e poi metteremo a mantecare il tutto, ovviamente, nella stessa padella in cui abbiamo fatto i funghi. Se cioè, penso che lo spazio sia più che sufficiente, sì, sicuramente, dai. Nel frattempo, dai, ha iniziato a cuocersi, i funghi stanno iniziando a separarsi. Vabbè, direi che per ora abbiamo finito. Ci vediamo dopo che i funghi sono pronti per frullarli.
Ok? Ok, eccoci qua, dopo il solito imprevisto del principiante. Beviamo l'aglio, spegniamo la fiamma. Non si spegne. Mettiamo. Omicidio plurimo colposo, abbandono nave, è stata comunicazione dell'incidente e naufragio. Il comandante è l'unico a finire il processo, agli altri 17 indagati viene concessa la possibilità di parteggiare. Le prime 5 condanne 2 mesi fa. Okay. Il Colorado ora battuto dalla rubina da diversi. Non mettere tutto quello che è vero. Posso? Perché già ci sta la pancetta che è grassosa. È grassosa. Servirà per friggere anche il resto della dei salumi. Allora, un consiglio, i funghi potete anche fare a meno di frullarli. Io voglio creare una salsina, una ricetta fuori dagli schemi, perché sinceramente seguire gli schemi ordinari non mi garba tanto. Poi ci sono tante varianti, potete fare a meno della pancetta, potete mettere invece della panna potete fare lo strutto o il burro, o dipende quello che volete, o quello che, oppure la margarina, dipende quello che volete usare e quello che volete fare. L'importante è avere sempre creatività, la cosa più importante. Poi ognuno è libero di variare la ricetta, non bisogna essere proprio fedeli all'originale. Poi se vuole essere fedeli all'originale, fedele all'originale, non ci posso fare niente. Il mio invito è di provare, sperimentare sempre cose nuove. Se siete appassionati di cucina come me, io purtroppo non sono uno chef professionista, sono un ragazzo normale con una passione per la cucina, vuole imparare giusto per il futuro, perché potrebbe servire per me e per altri, soprattutto per me. Imparare a cucinare può essere utile in futuro, e anche a voi, chi lo sa. Andiamo a rimettere la panna. Per chi è intollerante / allergico o vegano, ne fa a meno e usa altri prodotti. Per chi è allergico o intollerante ai latticini, va bene utilizzare lo strutto. Per chi è musulmano, che non può mangiare prodotti che sono originali del maiale, allora va bene utilizzare la margarina. Anche per i vegani si può fare a meno della pancetta, si può mettere un altro salume, si può utilizzare. Però forse esiste la panna vegetale. Beh, comunque dovrebbe essere un derivato della soia. Sicuramente. Sicuramente esiste. Sicuramente. Insomma, in base alle esigenze si crea una variante diversa del piatto. L'importante è, come ho detto prima, essere creativi. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole lui. L'importante è non essere moralisti. La libertà di una persona finisce quando inizia quella dell'altro individuo. Quindi chiaramente non è sbagliato, per come la vedo io, imporre i propri pensieri. Ok, adesso frulliamo. Che bello rumore! Olè! Profumo di vittoria! Ok, adesso mettiamo. Per la pasta. E ovviamente anche per... non lo so, qualche dubbio per la padella. Non lo so, qualche dubbio per la padella. Secondo te è abbastanza grande oppure ne prendiamo un'altra?
perdita di 750.000. Secondo me sì, sai, poi l'olio si pure piuttosto... Ok, aspetta, uno stacco, vediamo. Ok, abbiamo risolto il problema della padella. Anzitutto mettiamo le tagliatelle. Troppo acqua, a quanto pare. Ovviamente io ho voluto scegliere la pasta fresca all'uovo perché più saporita. Cosa fondamentale, cucchiarello, ci sta sempre. Aspettiamo 3-4 minuti. Nel frattempo ci occuperemo del fritto. Quindi, dopo aver messo pancetta e prosciutto cotto, ci occuperemo di questo, facendo attenzione a non fare la stessa stronzata di prima. Ovviamente abbiamo molta più roba, la mettiamo prima in modo tale si soffriga tutto. Odio quando si attacca, non scende. Scendi, pancetta. Ok, manca solamente mettere il prosciutto cotto, fare un mix di tutto e lasciar soffriggere mentre la pasta bolle. Penso che non ci sarà un'altra interruzione, non lo so, penso. Tutta questa carne al fuoco, ci sarà tanto da mangiare. Pancetta, come dice Homer Simpson. Oh. Ma noi siamo seri. E dai, oppa, a quanto pare. Wow, è già quasi pronta. Quanto ci è voluto? Niente, praticamente. Assaggia. Aspetta un secondo, se non ti dispiace. Prima, anzitutto, voglio occuparmi dello scolapasta, perché, come si dice, prevenire è meglio che curare. Preparare le cose prima del tempo è meglio, riuscire a essere sempre un passo avanti. Ricorda Nadia, io sono sempre un passo avanti, fatta eccezione per quando faccio le cretinate, ma quelli sono piccoli dettagli che a noi non interessano. Vediamo un po' il verdetto. Non sono ancora tanto cotti, un altro minutino. Ok, chiudiamo e intanto occupiamoci della pancetta. Sono riuscito a trovare la pancetta in offerta. Due varietà per creare un gusto diverso, particolare. Una, ho due confezioni di pancetta dolce, due di pancetta affumicata, per creare qualcosa di particolare, diverso dal normale, sempre per uscire fuori dagli schemi, la mia mentalità un po' strampalata, ma in fondo bisogna essere sempre creativi nella vita, bisogna avere delle idee geniali. All'inizio non si viene capiti, poi ci sarà sempre qualcuno che riuscirà a capirti e far girare l'idea, quindi prima o poi ti capirà tutto il resto della gente. L'importante
e crederci sempre in un'idea. Bisogna crederci, altrimenti non ha senso prolungarla, perché tu vai avanti per una cosa che in cui non ci credi nemmeno. E non ha senso. È brutto, perché nella vita, la vita non ti regala niente, devi andare avanti e fare in modo di conquistarti quella cosa. E il bello è che quando ci arrivi con le tue forze c'è quella grande sensazione di soddisfazione che non immaginate nemmeno. Intanto direi di riprovare di nuovo le tagliatelle, direi che sono pronte. Vediamo un po'. Sono ottime. Il sale è inutile metterlo perché la pancetta affumicata penso sia salata, suppongo. Poi le spezie che abbiamo messo sono più che sufficienti. Oh no, dico bene? Devi messo il sale nell'acqua. No, non l'ho proprio messo. Ma non era necessario. No, certo, certo. Vabbè, anche se non l'avevi messo, non era necessario con tutte le spezie che abbiamo messo nel sugo. Ok. Allora, mettiamo la pancetta e il prosciutto a fuoco lento. Spegniamo il fuoco dalla pasta. Occupiamoci di mettere l'acqua fredda per spegnere, per evitare che si rompano le tubature per via dell'acqua calda, e caliamo la pasta. Voglio un permesso per uno fare il nostro cortile, permesso per i terri a fare al favore. Adesso voglio dare il numero di terri alla vita. Però possiamo mettere questi due. Secondo l'ultimo giorno deve entrare questo cane. Però io non glielo darò. Adel, momento. Però, adesso io devo fare. Mettiamo a posto i guanti con la maglia, non mi servono più. Prendiamo le nostre bellissime tagliatelle, le versiamo in mezzo. Iniziamo a mischiare. Adesso facciamo un buco al centro, ci versiamo il nostro bel sugo di funghi, panna, vino rosso e spezie di terra. Che bello! Il nostro sugo sempre fatto dal vostro caro amico Lussigno 91. Bello corposo. Sono tanti, vi ho spiegato le varianti quali possono essere. Si può fare di tutto e di più, si può anche fare a meno del vino, si può mettere qualcos'altro per chi non è astemio oppure musulmano, quindi non può bere alcolici. Se non l'ho detto prima, lo dico adesso, quindi abbiamo risolto il problema, non lì. Okay. Devi prendere anche una forchetta, in questo modo provvederemo a mescolare tutto. In modo tale che i funghi
mattina, quindi la pancetta si mescola insieme alla pasta. Ovviamente io sto cucinando adesso a fuoco basso, fiamma bassa, perché già le tagliatelle sono pronte, sono cotte, quindi per evitare di scuocerle troppo. Possiamo anche fare a meno della fiamma, direi. Finiamo di mantecare a fiamma spenta. Ok, direi che gli ultimi dettagli li faccio più tardi. Con questo concludiamo il video. Se vi è piaciuto, commentate, pollicioni in su, fatemi anche qualche video di risposta, commentate, fatemi sapere che ne pensate, perché sapete, io apprezzo molto le critiche costruttive, i consigli e tutto quello che volete, che sia serio ovviamente, che la serietà è la cosa fondamentale. Dedico questo video a CiccioGamer89 per il raggiungimento dei 40.000 iscritti. Complimenti, continua così. Noi ci vediamo alla prossima puntata e ricordate, se vi sembra buono, mangiatelo! Ora andate e diffondete il mio verbo.